Un mio amico ha ritrovato due album di carte Pokémon di quando era bambino e ora andiamo alla ricerca di qualche chicca. Attenzione perché sta per succedere qualcosa di incredibile, guardate bene. Ah, queste non sono le carte però. No, ci sono anche delle carte in mezzo. In mezzo? Sì, cioè, quelle dei Digimon anche. Cioè, donna, ma che nostalgia incredibile, io queste me le ero anche dimenticate. Minchia, se mi sbotto, se sono messi male. Che sono messi male, in che senso? Ah, quello sì, no, cioè, è passato sopra un camion, credo. Che belle che sono, non ti ricordi? Io me ne ricordo un quinto di quei Pokémon. Ma come fai a non ricordarti? È questo qua che dici. Quello ne ho due o tre. Fino adesso non c'hai niente. Spiazze, puoi buttarle via? No, buttarle via, guai a te. Ecco, questa... Forse qualcuno anche questo. Questo mi interessa. Anche questo mi interessa. E Rocket Shooter? Vabbè, cioè, sulla carta sì, vale, però. Merda. Ah, vale, c'è un po' piega. È un po' piegata. Un po'? Sta venendo via qua. Sì. È gonfia? Cioè, lei qua c'è scritto Max. Allora è stato lui. No! Questo vale anche dei soldi, c'è scritto Max. Adesso non vale più niente. Ah, o trovi uno che si chiama Max? Vabbè, li la fai vedere dalla parte? Esatto. Sì, Dio, non che davanti sia messo bene. Vabbè, figa, c'ha 30 anni. C'ha scritto Max in tutte? No, in quelle più che mi piacevano di più, avevo scritto il nome. Ma perché? Figa, vecchia, avevo 8 anni, cioè, per non farmi le foto degli amici. Ma che bella idea. Ottima idea. Aspetta che vorrei a questo. Max! No. Oh, ma questa era anche bella. Quell'altra. Quella sotto. Quella sotto. Che cos'è? Che cosa... No, vabbè, questa niente. Okay. Quella gli piaceva però. Questa era anche messa bene, peccato. Ma non ci scrive. Sì, che cosa? C'è mio voto, anime, cazzo, non so. Max. È pezzo di tua sorella. Ma perché? Ma te a 8-10 anni potevi immaginarmi che adesso poteva valere qualcosa, questa carta qua? Adesso non valga niente, madonna, no, che peccato, niente, porca vacca. Qualcosina valgono. Anche questa vale qualcosina. Max. Sicuramente, certo. Ma non è che in tutte quelle c'è scritto dietro Max, sicuro. Che peccato, cazzo. Max. No, lì forse no. Ed è anche messa, questa potrei quasi comprartela. Tipo, prima edizione questa, attenzione. Questa qualcosina può valere. Dopo fuori. Questa la mettiamo in una bustina, dopo. E il trainer Blaine ti interessa? Anche qui. Attenzione, questa Max. Valgono. Max. È vero. Max. Max. Mazzia Park. Queste costano anche. Max. Ma se io la metto su... Max. Max. Vuoi dire tutte uno che si chiama Max, se no? No, dica, se io le metto su eBay non vedono la scritta dietro quando gliela... Vabbè, ma non è che puoi truffare le persone, devi farle vedere. Dica, davanti mi sarà io. Ho capito. Te lo spedisco, mi dai 20 euro quello che si è. Si chiama... Allora, il davanti si chiama front e il dietro si chiama back. Le persone guardano cosa acquistano, non è che compri una macchina e davanti è perfetta, dietro è stussata. No, è diverso. Non è diverso, è la stessa cosa. Figurine stacca stacca di Pokémon. Andavo all'elementare. Molto, però molto bello, apprezzo. E questa è soltanto la prima parte. Rimane ancora un album in cui non ci sono carte autografate da Max. E c'è una carta in particolare che ho addirittura acquistato. Se volete la parte 2, fatemelo sapere con mi piace, iscrizioni e condivisioni.